presso il Museo da Via Bargellini di Bologna, che per, in occasione del suo centenario ospita la mostra Le Plaisirs des Livres, dedicata al Settecento. Il Settecento visto appunto come secolo della seduzione, dell'estro, della gioia di vivere. Questo tipo di secolo è rappresentato perfettamente dagli abiti, che sono esposti per l'occasione, provenienti dalle collezioni di Palazzo Mocenigo. Gli abiti del Settecento sono abiti caratterizzati da delle fogge molto particolari, da dei decori ricchi, da delicati, ma anche da molti, molti accessori. Il cavaliere, ad esempio, non poteva uscire di casa senza il suo tricorno, la sua tabacchiera, o persino la scatolina dove portava i sali per far rinvenire la dama. Per quanto riguarda la dama, invece, uno degli elementi principali dell'abbigliamento femminile era senza dubbio il ventaglio. Il ventaglio in realtà non è stato inventato nel Settecento, ma come sappiamo nei secoli precedenti. Era usato in tutta l'antichità per sventolarsi, anche se aveva una forma molto diversa da quella che conosciamo oggi. Era infatti piatto. È stato utilizzato moltissimo nell'Inghilterra della regina Elisabetta I, per poi approdare nel resto d'Europa. In Francia diverrà un elemento essenziale per l'abbigliamento femminile. Diverrà poi un vezzo, un elemento distintivo. I ventagli saranno sempre più ricchi, decorati, con fregi. Diverranno anche dei regali o semplicemente degli status symbol. Il ventaglio farà così parte dell'immaginario collettivo e della socialità che servirà anche per divenire un vero e proprio elemento di comunicazione. Infatti, come sapete, nel Settecento le dame e i cavalieri avevano una vita nettamente separata anche a livello sociale. I momenti di socialità erano pochi, erano appunto dei momenti conviviali, momenti del dance, della passeggiata. Comunicare non era semplice, farlo a distanza lo era ancora di più, ma grazie al ventaglio le donne potevano dare dei segnali molto chiari ai cavalieri senza essere notate. Ad esempio, una dama che appoggiava il ventaglio chiuso sulla guancia destra voleva dare una risposta affermativa, cioè un sì. Appoggiarlo invece nella guancia sinistra significava dire no. Passare il ventaglio lentamente sulla guancia era un chiaro segnale, significava dire ti amo. Sventolare lentamente invece il ventaglio voleva dire mi dispiace ma sono sposata. Sventolarlo più velocemente sono fidanzata. Portare il ventaglio aperto nella mano sinistra significava venite a parlarmi ed era un chiaro invito per il cavaliere che si trovava lì nei paraggi. Infine, se la dama poneva il ventaglio nella mano destra e lo posizionava davanti al viso, il messaggio era inequivocabile, seguitemi.